signori! O dunque! Vogliamo metterci in posa, allora? Se proprio lei insiste, signor Preside, ma io vengo sempre così male in fotografia. Gli alunni dell'ultima fila sulla panca. Orbene, De Santis! Signor Preside, ma sono mica stato io. Aldina. Velari, guarda come ti somiglia. Ma cosa succede? Gigliozzi. Vada seduta lei. Asabasi, fermi così, per favore. Fermi così, là. Fatto. Che cos'è questo? Mo è un sciascio. D'accordo, ma che cos'è? Io lo so, una fionda. Una palla d'elefante. Ve lo dico io, è un pendolo. L'avete visto tante volte anche nelle vostre case, l'orologio a pendolo. E come fa, come fa? Tic-tac, 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 tic-tac. Dove si ritira Tiberio quando lascia la guida dello Stato? A Capri, sì. Uccisione di Agrippina. 69. Perché mi fa il segnetto, professore? Non era il 69. Il 59. Ma è sicuro che non era nel 69? Ma come sarebbe? Era nel 59. Porca vacca, lo sapevo. Tu mi fai a scipazza, ma fai a scipazza! Perché? Cosa ha fatto? Non poteva essere anche nel 69. Il giorno verrà, tornerà il giorno in cui, redivivo ormai, gli Itali staranno in campo audaci, e non col ferro altrui in vil difesa, ma dei Galli. L'universale in quanto spirito si ingarna nello Stato e non può non inverarsi nella Chiesa. Ma questa riconciliazione Stato-Chiesa avviene attraverso la persona del Demiurgo, che mette ordine fra i membri dello Stato e quelli della Chiesa, richiedendo giustamente una ferrea disciplina e il diritto di intervenire in tutta la sfera della vita individuale. Egli è il figlio di Dio per eccellenza, perché ha la stessa potenza del Padre. Oh, e poi c'è lo Spirito Santo, da mettere sullo stesso piano del Padre e del Figlio. Chiaro? Ecco perché Dio è uno e trino. Oggi vi parlerò del grande Giotto. Che con le palle fa il botto? Lo sapete, cari ragazzi, perché Giotto è tanto importante nella pittura italiana? Ve lo dico io, perché ha inventato la prospettiva. La prospettiva! Signorina, posso uscire? Bobo ha fatto una puzza. Ma che dice mai? Non sei male. Non è vero, non le faccio le puzze. Le sai. Non le faccio. Alboino. Firmò la pace. Gigliozzi, fuori! Ecco qua, non è difficile, risolva. Beh, ma perché si ferma? Andava bene. Cosa voleva fare? Suggerisci. Passa. Rifletta un momentino. X9 più radice quadrata di K3. Ma se è così evidente? Si tolga. Ma cosa ha pasticciato qui? Cosa ha fatto? Rileggiamo insieme. Cosa c'è scritto qua?
cosa ho scritto qua? Dico, sa leggere almeno? E allora? Ma stia zitto che meglio. X9 più radice quadrata di K3. Eccola qua la soluzione. X1 uguale 140. E X2 uguale 3 quinti del totale meno la differenza. È chiaro? Sì. Ma cosa ha fatto? Cos'è successo? Ma dico, è impazzito lei? Candela. Bidello! Bidello! Eptanecron garpe sonton. Isse marpsamen posin. Keilio i enimen fones. Bella la lingua greca, vero? Ostia. Come musica, eh? E marpsamen. Ripeti. E marpsa. No. Silenzio. Non riesco. State un po' zitti voi altri. Coraggio, ripeti. Professore, può essere così gentile? Dimmi, caro, che vuoi? Scusi, me lo potrebbe far risentire? Certo, certo, certo. Guarda. E marpsamen. Fai attenzione alla lingua. Deve battere qui contro il palato, così. E poi cacciala fuori. E marpsamen. Coraggio. E marpsa. No. Silenzio. Dunque, coraggio, su. E marpsa. Ha sentito? È difficile il greco. Come la metteva la lingua? Non così fuori, tra i denti. Così? Dai, Ovo, che ci sei vicino. Questo è giusto. E mar... E mar... Oddio! Quasi riuscito, però.